Can't cage the beast, there ain't no stopping me. I can feel my heart beat out my chest. You know that I would die for this. I'm gonna live my life with no regrets. Just know that I'm alive for this. Don't count me out, cause I let you down. Ain't in it for the fame, ain't in it for the money. And I will do whatever it takes. I'm still hungry. I will do whatever it takes. I'm still hungry. I'm still hungry. Had a one-track mind. Gas on the fire, I feed the flame. There ain't no stopping me. I can feel my heart beat out my chest. You know that I would die for this. I'm gonna live my life with no regrets. Just know that I'm alive for this. Don't count me out, cause I'll let you down. Ain't in it for the fame, ain't in it for the money. And I will do whatever it takes. I'm still hungry. I'm still hungry. I'll make every one of you pay. I'm still hungry.
preparare una gara di campionato su assetto corsa competizione con poche ore a disposizione non è assolutamente un gioco da ragazzi. Nella maggior parte dei casi correrai senza aver provato tutte le variabili possibili, come uno studente che deve fare un esame e non ha studiato tutte le pagine del libro. Il risultato perciò sarà quasi sempre deludente. Per questo motivo noi di Università del Sim Racing abbiamo creato un sistema da seguire per preparare una gara di campionato dall'A alla Z. Attraverso le nostre lezioni in pista metterai il turbo ai tuoi miglioramenti e preparerai al meglio le gare di campionato, anche se hai poche ore a settimana per allenarti. Se vuoi scoprire di più, prenota una videochiamata gratuita con i nostri tutor e scopri come i percorsi USR ti trasformeranno in un pilota forte, veloce e preparato. Vai su unisimracing.com/consulenza e inizia il tuo viaggio verso il successo in pista. E ricordati che Top Driver si diventa! Alle porte di Kansai, Suzuka, Giappone, nel circuito ad otto più bello e importante al mondo. Saliscendi tortuosi, curve strette e pericolose sanciranno un nome questa sera, che potrebbe avvicinarsi ad essere il nuovo campione italiano AC Sport GT3 Sprint di quest'anno. Manca poco alla chiusura dei giochi, i piloti a scendere in pista sono più agguerriti che mai. Villa, Del Fante, Di Nicola, Losio, Tonizza. È sfida 5 ormai per il titolo nazionale. E allora basta chiacchiere, è l'ora dei fatti. Tra pochissimo, come sempre, qui su GTT Sim Racing TV. Eccoci collegati per il penultimo round del campionato italiano AC eSport GT3 Sprint. Subito a razzo Andrea con Marco Mancuso, team Raggioli eSport, per il giro di Super Pole. Sì. Eccolo qui, seguiamolo insieme. Sì, a Suzuka, una bellissima pista di notte anche, tra l'altro, quindi anche molto suggestiva con la grande ruota panoramica illuminata. Tra appunto Marco Mancuso, che ha segnato lo stesso identico tempo di Edoardo Ruggero, però Ruggero, avendo effettuato meno giri sul server di qualifica, partirà dopo, e quindi sarà Marco Mancuso a far segnare il primo tempo in questa Super Pole. E forse uno dei circuiti più complicati in assoluto per quanto riguarda la Super Pole, per il giro secco, perché è uno dei circuiti più tecnici al mondo. Forma di 8, appunto, un circuito, tra l'altro, l'unico circuito asiatico dove si corre anche in Formula 1 e anche nelle GT3, nel campionato GT3. Vediamo Marco Mancuso cosa riuscirà a fare. Dovrebbe essere anche la sua prima prima Super Pole. Tante, campionato. Tante piccole correzioni abbiamo visto sul volante della sua Ferrari. Vediamo adesso che si appresta ad andare nella parte finale del circuito, appena passato il tornantino molto stretto, un punto dove si può perdere davvero tanto tempo. Adesso si va forse in una delle parti più complicate del circuito, insieme allo Snake, che è lo Spoon, questa doppia curva a sinistra, che in realtà sembra quasi uno perde un po' il posteriore qui. Qua è importante rimanere stretti, perché dopo c'è un lunghissimo rettilineo che porta alla 130R, dove si fa quasi in piena, si alza un po' il piede, farla in piena è praticamente impossibile, però lì, dove abbiamo visto dallo Spoon, è uno dei punti dove si rischia di perdere più tempo. 130R, la curva più pericolosa, più bella forse del circuito, si fa quasi in pieno, ma bisogna stare attenti soprattutto col carico di benzina e con le gomme non perfettamente in temperatura. Ultima curva, anzi questa è l'ultima curva, il curvone che poi porta sul rettilineo, tutto il traguardo. Tutto interno per percorrere meno strada. Vediamo Marco Mancuso come chiude il suo primo giro lanciato in 58.615. Ecco il primo riferimento, non male come tempo. Siamo vicini anche più o meno, siamo quei 6 decimi, diciamo, in più, rispetto credo al tempo che andremo a vedere forse questa sera come pole assoluta. È stato fatto un 57.6. se non ricordo male, come best,
credo almeno un 58 basso, forse sarà la pole assoluta, ma vediamo. Adesso l'altro pilota Ragioni Sport, Edoardo Ruggero, presente anche questa sera in Super Pole. Sì, con il suo immancabile cappellino arancione che si lancia sullo Snake. Qui bisogna stare molto cuciti ai cordoli, andare a pizzicare praticamente ovunque il cordolo per percorrere meno metri possibili, per poi arrivare qui nella parte finale dello Snake dove bisogna aprire il gas. Qua forse un piccolo errore, anche lui lo vediamo dalla sua faccia, non è contentissimo perché ha dovuto alzare un po' il piede. Però vediamo questo, qui si conclude il primo settore che porta nel sottopasso per andare verso la parte centrale del circuito. Esatto, parte centrale. Adesso con il tornantino bisogna poi cercare di uscire fortissimi per il lungo rettilineo che porta poi lo spun. La curva a cucchiaio molto molto complicata, soprattutto per quanto riguarda stabilità sul posteriore. Si soffre di sottosterzo in entrata e poi in uscita, anche bisogna stare attenti a non uscire sull'erba. Sì, molto facile andare a validare in uscita dallo spun andando troppo larghi sul cordolo, basta veramente pochissimo per avere il giro invalidato. Devono stare molto attenti adesso qui in quinta alla 130R, alza leggermente il piede, dà una bella sterzata per poi arrivare all'ultima chicane dove si taglia tantissimo. Sì, mi taglia bene Edoardo Ruggero, traiettoria anche lui verso l'interno della pit box, vediamo va a chiudere il giovanissimo pilota Ragioni Esports con un no time, non vediamo il tempo, non forse è il tempo segnato. Cercheremo di capirlo. Esatto, vediamo se uscirà fuori, perché linea verde, quindi non ho visto tagli. Adesso è il momento di Stefano Bernardi, intanto l'altra Ferrari. Piena di Ferrari questa Super Pole questa sera, in quello che potrebbe essere circuito quasi definitivo per questo campionato, anche se credo che poi vedremo a Monza l'esito di questo campionato AC Sport GT3. Io cerco di capire cosa sta succedendo con le nostre grafiche. Mentre Bernardi del team RAS eSport si lancia sul... Mi arriva informazione, sì, dalla regia che effettivamente ha invalidato Ruggero, quindi... Ah, quindi è giusto che non abbia il tempo. La grafica non ce l'ha segnalato, quindi partirà in ultima posizione questa Super Pole, in decima posizione. Ok. Per adesso rimane in pole position Mancuso con 58 e 615, vediamo se Bernardi riuscirà a batterlo. Leggermente lungo qui forse allo spun, però comunque una buona traiettoria di uscita. Adesso avrà tanta velocità da portare verso la parte finale del circuito. Ci siamo abituati anche troppo bene forse con le grafiche. Questa sera la nostra grafica della Super Pole non collabora. Qua molto al limite Stefano Bernardi. Esatto, ricordiamo, non dipende da noi, grafiche, quello che vedete, quello ci arriva di dati. Vediamo, 130R, ma forte, deciso sul cordolo, in entrata. Sembra un buon giro, anche se qui forse ha perso qualcosina Andrea in uscita. Qui si allarga, credo ha perso almeno uno o due decimi addirittura, vediamo. Vediamo. Come conclude Bernardi, anche lui ha un tempo invalidato. Ancora no time. Ancora no time invalidato? A quanto pare, guarda, lo guardiamo da qua. Sì, giro invalidato, lo confermano anche le grafiche, infatti viene segnato senza tempo. Però partirà davanti a Ruggero. Esatto. Adesso dobbiamo controllarlo. Non vorrei che abbia spaccato più cose del previsto l'aggiornamento di ieri del gioco. Può essere, sì. È stato l'aggiornamento del Nordschleife.
un'altra pista, un'altra Ferrari in pista con Leonardo Passoni e Team Absolute a cercare di battere il tempo di Mancuso. Variabile taglio qui anche molto molto importante nel giro secco, non è facile riuscire a fare un giro senza tagliare. Mancuso è stato bravissimo. Per adesso partirà in due posizioni avanti rispetto ai propri avversari, quindi qualcosa è riuscito a guadagnare in questa super polla. Come andiamo. Dicono anche dalla chat, quasi un monopolio Ferrari, tantissime Ferrari in questa pista, ovviamente c'è il BOP in queste gare, tante Ferrari, dopo ci sono i soliti noti, Miatto, Losio, Delfante, Tonizza, gli altri, i non Ferrari. Poi... grande correzione qua. Ho perso qualcosina. Sì, ho perso tanto, per poi va a perdere in uscita sicuramente sul rettilineo. C'è da dire che forse Andrea, la Ferrari è stata la scelta più corretta di questo campionato, se vi sì, si sa che la Ferrari comunque è una vettura che va abbastanza forte ovunque, abbastanza bilanciata anche col BOP. Altre vetture forse hanno dei vantaggi qua e là, però in generale... Diciamo, la vettura ovviamente dipende anche dalla bravura dei piloti, però la Ferrari l'abbiamo sempre vista nelle prime posizioni. Intanto va a concludere il giro, che dovrebbe essere valido questo, il giro di Passoni. Sta tutto stretto, ed è così. È valido, ma non basta per la pole, 40 millesimi sopra il tempo di Mancuso, che per adesso regge bene. Regge molto bene il 58,6. E allora forse sono stato anche troppo... generoso nel forse il limite di questa gara, di questa super polla. Può essere anche già buono il tempo di Mancuso, vediamo. Intanto vedremo Andrea Miatto, la prima non Ferrari con la BMW, l'unica BMW ad essere arrivata nella top 10 delle qualifiche, dove forse avrà un po' più difficoltà in questa prima parte con questa vettura leggermente meno agile delle altre. Sì, BMW che forse qui comunque dovrebbe andare molto molto bene. Sì. BMW comunque... In ogni caso la BMW, vediamo anche nella Coppa, anche nel trofeo, è una vettura che comunque davanti c'è sempre se la si riesce a impostare bene, utilizzare bene. Vediamo qui. Al tornantino, l'airpin. Un leggero sovrasterzo in uscita, forse anche questa è una caratteristica della BMW, che quando pesti col piede dà anche fin troppo potenza, ovviamente si gira con poco traction control per cercare di puntare al massimo della prestazione. Sì, sì, super pull, tutto disabilitato. Altra correzione per Miatto, forse troppo stretto sul cordolo interno, l'ha toccato leggermente, ha preso una leggera imbarcata la sua vettura. Vediamo 130R come si comporta BMW. Molto bene Miatto. Salta decisamente sul cordolo. Anche qui piccole esitazioni in uscita. E vediamo se basterà per prendersi la pole. Spotestare Mancuso, si è un po' abituato a stare lì adesso. Eh sì, è pole position e non di poco, 58-305, 3 decimi rifilati a Marco Mancuso. Adesso sì. Arrivano i pezzi grossi, Andrea. Sì, gran giro di Miatto, che nonostante quell'errorino che gli abbiamo visto commettere allo spoon, è riuscito a piazzarsi davanti addirittura a 3 decimi, 5-3, un ottimo tempo. Adesso si arriva, come dicevi tu, dopo Miatto con gli altri lì davanti. Primo dei quali il vincitore della scorsa tappa Spa, Luca Losio, con la sua McLaren, per me c'è un po' abituato a questo traction a zero, addirittura si vede benissimo dalla grafica sulla dash. Dominatore assoluto di Spa, nonché già campione italiano di 2 anni fa. Luca Losio vuole riconfermarsi, l'animale da guerra che è stato. Vediamo se riuscirà a fare pole.
virtuale, intanto qui al limite del taglio. L'osio. Sì, team Italian Jobs. Abbiamo sempre visto molto al limite con la sua McLaren in tutte le piste, in tutte le Super Bowl che abbiamo commentato. Per adesso comunque un giro quasi perfetto per lui. Eh sì, credo 58 basso. Attenzione, ci dicono dalla chat che dovrebbe essere già giro invalidato. Forse mi sono perso dove, forse nel primo settore, ci dicono dalla chat. Potrebbe essere, perché mi è sembrato troppo largo lì. Però sì, la grafica non ci aiuta, quindi aspettiamo. Sì. Il boss SPQ Racing ce l'ha detto, quindi ce l'ha spoilerato. Vediamo. Comunque, va a chiudere lo stesso giro per vedere che tempo sarebbe stato. Non so se riusciamo anche a vederlo. Vediamo. Dalla grafica, forse, in basso, a destra. No, non è no, è pole invece! 58-0! Ci ha fatto lo scherzo, Matrigiani! Non è vero! È pole position di Losio! 58 netto! Eh sì, allora ho previsto bene che era quella più o meno la zona pole. Che giro di Losio! Questo sarà difficile da battere. Il primo a provarci sarà Simone Di Nicola, in una delle sue piste preferite. Circuito giapponese qui. Cube Controls a cercare di confermare la zona podio, in cui è sempre stato vicino Simone Di Nicola. Eccolo qui, pilota abruzzese. Non è facile andare a battere quel tempo lì, tempone di Losio. Sì, dobbiamo combattere anche con quei server oggi, che ci danno false informazioni a tutti. Però grande tempo di Losio, 58-0... sarà veramente tosta da battere. Adesso mancano Di Nicola, dopo andrà Samuele Villa e ultimo Eric Delfante, che abbiamo visto sempre fare dei tempi strepitosi, però già Losio ha messo un grandissimo tempo lì davanti. Adesso sarà davvero complicato per loro andare a batterlo, ma sicuramente ci proveranno. Sicuramente sono tutti degli ossi duri che vorranno cercare di portarsi il più davanti possibile per partire davanti. Vediamo la concentrazione di Simone Di Nicola. Tante piccole correzioni, ma sta spingendo al limite. Non contentissimo, dove... forse. Mi segna tutto valido, ma non dico niente. Esatto, può essere comunque un tempone. Vediamo. Qui dove... qualche mese fa abbiamo visto una grandissima gara nel campionato Cube Contours. Lungo qua, non taglia abbastanza la chicane. Ha perso qualche decimo. Siamo non lì, non è contento, vediamo con la sua faccia. Forse non sarà polla dalla sua faccia, vediamo. Potrebbe comunque stupirci Simone Di Nicola con un secondo posto. Di soli 10 millesimi davanti a Miatto, non basta però per battere il tempone di Losio. Ci prova adesso David Tonizza, che deve rispondere un po' ai risultati non da lui, oserei dire. Sì, vediamo se questa forse condizionata la macchina giusta dal bop della macchina nelle ultime gare. Esatto. Però sicuramente cercherà di farsi valere anche in questi ultimi due round, a partire da qui, da Suzuka. Io credo che questa sera darà dimostrazione di forza. Vediamo se questa Lamborghini va qui a Suzuka. Team Tatum freschissimo di Amos Laurito. Campionato ovviamente ancora aperto, penultima gara qui al limite. Perde un po' il posteriore, ma non è taglio. Ovviamente al tornante esce abbastanza bene. Tempo da battere di 58.037. Il secondo si prende due decimi e mezzo per adesso. Vediamo se Tonizza riuscirà a batterlo. E a questo punto forse andrà a scendere sotto il muro del 58. Sarebbe clamoroso in Super Bowl. Veramente clamoroso. Qui è il limite.
però è ancora valido. Forse anche non perfettissimo, l'ha portato un po' largo la sua Lamborghini, però sembra comunque un buon giro, è stato pulito per tutto il giro, vediamo come va a concludere. In sesta, a differenza degli altri che tenevano la quinta, la 130R. Sì. Chicane finale. E qui a Suzuka partire davanti è fondamentale in una pista in cui non si sorpassa veramente. Sarà già il 50% qua in qualifica. David Tonizza appena in quarta posizione. Attenzione, non basta il suo giro né per avvicinarsi alla seconda fila né per ovviamente battere l'Osio. E adesso Samuele Villa, che forse ha commesso un piccolo errore nel campionato. David Tonizza ha commesso un piccolo errore qui in questo punto, in uscita della chicane, è andato forse un po' troppo sul cordolo per cercare di portare tanta velocità, che l'ha destabilizzato un po' con la sua Lamborghini. E qui sarà lotta anche per le pole, per il numero di pole di questo campionato. Villa già prendendola questa sera potrebbe essere il più veloce. Una lotta tra l'Osio e Del Fante su questa Super Pole. Ovviamente dopo di lui ci sarà dovrebbe esserci Del Fante. Sì, sì, manca solo Eric come ultimo pilota, è stato il più veloce durante le qualifiche. Perfetto, qui nel primo settore e anche qui in uscita nessuna correzione rispetto ai suoi rivali che hanno avuto un po' di problemi, in cui forse l'Osio ha perso qualcosa lì. Perfetto accartonnante Samuele Villa, che vuole questo titolo italiano, ma deve prendersi la pole questa sera, non sarà facile. E qua sarà uno dei punti principali dove si deciderà le sorti del suo giro di qualifica. Allo spoon molto cucito al cordolo, forse anche un leggermente presto, però è uscito comunque abbastanza bene, non perfetto, però comunque molto molto veloce anche in questo punto. Sì. Gli arriva in sesta e scala, anche altra differenza con gli altri piloti Ferrari che generalmente tenevano la quinta. Ha fatta perfetta 130R per adesso. Qua taglia tanto invece. Taglia tanto tanto al limite. È quasi impossibile riuscire a uscire fortissimi. Lì all'ultima curva, insomma, Leville ha attaccato al bordo della pit lane per prendersi la seconda posizione. Non basta il giro. Sembrava quasi perfetto, ma 60 millesimi sopra il tempo di Losio. E allora gara tutta da vivere per soli 60 millesimi. Non è in pole position, ma è in prima fila davanti all'Osio. E adesso Del Fante, chiamato in causa, l'ultimo a scendere in pista perché è il più veloce di tutta la settimana. E non siamo molto sorpresi da questo, Andrea. No, diciamo che è un abitué dell'andare molto molto forte. Adesso vedremo se si riuscirà a piazzarsi nelle prime posizioni e soprattutto dove. Perché conteranno tanto anche i giochi di squadra, perché il suo compagno di squadra, Losio, attualmente in prima posizione, dopo ci sono i due della Cube Controls, Ville e Di Nicola, che occupano la seconda e la terza, quindi anche il suo giro sarà determinante per le strategie della gara, cioè potrebbe dare una mano a Losio, potrebbe aiutare a vicenda. Esatto, se dovessero partire davanti per Villa sarà realmente complicato, dovrebbe fare una partenza come a Spa. Che riusciva a pioveva, passare però. Entrambi. Esatto, la pioveva. Ed era anche un'altra pista. Qui, diciamo, è veramente complicato riuscire a passare anche in partenza. Vediamo. Siamo al terzo settore adesso. Eric Del Fante per comunque togliersi lo sfizio di battere anche il suo compagno, che l'ha battuto a Spa. E ci godiamo dalla qualifica, dall'intervista, che non è stato molto soddisfatto. Vediamo se riuscirà a rimettere
tutto in riga. Questa sera Eric Cespante. Sì, sì, perfetto. Fino a questo momento stiamo parlando di millesimi. Qua benissimo in uscita dalla chicane. Eric Del Fante stringe tutto sulla pit lane per chiudere. Vediamo dove. Il suo giro di Suzuka in appena terza posizione. Non me l'aspettavo. Stavo per annullare pole position, ma non basta. E allora Losio confermato ancora poleman di questo penultimo round a Suzuka del campionato italiano AC Esport GT3. Sì, grandissimo giro di Luca Losio che si porta davanti, quindi sarà una bellissima gara da vivere. Tra pochissimo, super spot e poi torniamo. Preparare una gara di campionato su assetto corsa competizione con poche ore a disposizione non è assolutamente un gioco da ragazzi. Nella maggior parte dei casi correrai senza aver provato tutte le variabili possibili, come uno studente che deve fare un esame e non ha studiato tutte le pagine del libro. Il risultato perciò sarà quasi sempre deludente. Per questo motivo noi di Università del Sim Racing abbiamo creato un sistema da seguire per preparare una gara di campionato dall'A alla Z. Attraverso le nostre lezioni in pista metterai il turbo ai tuoi miglioramenti e preparerai al meglio le gare di campionato, anche se hai poche ore a settimana per allenarti. Se vuoi scoprire di più, prenota una videochiamata gratuita con i nostri tutor e scopri come i percorsi USR ti trasformeranno in un pilota forte, veloce e preparato. Vai su unisimracing.com/consulenza e inizia il tuo viaggio verso il successo in pista. E ricordati che Top Driver si diventa! Buonasera e benvenuti, siamo in Giappone nel circuito di Suzuka, ci troviamo nel rettilineo di partenza, il più lungo di tutto il tracciato, che ci porterà in curva 1 e curva 2, lungo curvone verso destra. Frenata molto decisa ai 50 metri, rimaniamo un po' larghi dal primo cordolo, sfruttiamo tutta la pista per tagliare in direzione di curva 2. Usciamo sul cordolo per lanciarsi verso lo snake, 4 curve molto veloci da percorrere con gas puntato. Siamo molto vicini al cordolo interno in tutte e quattro le curve. Importante essere precisi per non perdere tempo nella curva successiva. Dopo curva 6 ci allarghiamo verso destra per lanciarsi al meglio in curva Dunlop, lunghissimo curvone verso sinistra da percorrere in pieno, sfiorando il cordolo in uscita. Arriviamo in curva Denier, molto difficile non tagliare visto la velocità elevata. Quarta marcia e sfruttiamo tanto il cordolo in uscita. Staccata per curva 9 da fare in seconda marcia, anche qui sfruttiamo il cordolo in uscita, attenzione alla trazione. Arriviamo in curva 11, l'Arpin, stretto tornante da fare in prima marcia. Si può scegliere una traiettoria molto stretta sul cordolo oppure una con un punto di corda più lontano per sfruttare un'accelerazione più lineare della vettura. Curva 12 verso destra da percorrere in pieno, fino alla quinta marcia, per poi arrivare alle curve spoon, doppio curvone verso sinistra con doppio punto di corda. Freniamo ai 75 metri, vicini al cordolo interno e sfruttiamo molto quello in uscita, per riappoggiare i freni in vista di curva 14. Anche qui sfioriamo il cordolo interno e sfruttiamo tutta la pista in uscita. Qui una buona trazione fondamentale visto che ci lanceremo sul rettilineo in salita. Arriviamo alla celebre curva 130R, sesta marcia. Alziamo leggermente il gas e ci affidiamo all'aerodinamica della vettura. Velocità minima intorno ai 240 km/h. Ultima chicane, la Casio. Stacchiamo 120 metri dalla sesta alla prima marcia. Qui possiamo sfruttare molto entrambi i cordoli, cercando di uscire il più dritto possibile per avere un miglior trazione. Pista di curva 18. Ultimo curvone verso destra da percorrere in pieno, che ci porterà sul rettilineo di partenza. Così, con la McLaren GT3 nel circuito di Suzuka.
Eccoci ricollegati. Tra pochissimo giro di formazione, eccolo qua. Appena partito con l'Osio davanti a tutti per la seconda pole di fila. Ed è tornato di gran carriera lì davanti. A questo punto, se dovesse vincere oggi, questa sera, Andrea, vedo che è ancora tutto. Si giocherà tutto a monte. Il campionato è ancora completamente aperto. Sono i primi 5 sono tutti molto, molto vicini tra di loro. Dopo c'è sempre la gara di starto che mischia un po' le carte in tavola. Diciamo che stasera è praticamente impossibile che si chiudano i giochi. Dovremmo aspettare per forza l'ultima gara. Non so se abbiamo la classifica. Possiamo intanto valutare insieme. Vado subito a recuperarla. Riesco a provarla anch'io. Ovviamente mi trovi sempre preparato. Guarda, non avevo dubbi. Vediamo un po', ecco, facciamo un po' di pronostici. Ma sai, è impossibile fare pronostici perché sono troppo tutti vicini, tutti con lo scarto ancora da valutare, quindi non è facile fare una previsione. Adesso vado a recuperarla. Ce la trovo. Salutiamo ovviamente il buon Baldo che è tornato in regia 2. Come potete vedere, basso a destra, ecco l'operativo. Anche nel gufaggio questa sera notturno. E ricordiamo, c'è la ricompensa da recuperare per la gufata. Sì, dopo che loro lavorano di notte. Quindi attenzione. C'è anche da riscattare eventualmente anche la benedizione di Sara nel caso voleste un po' bilanciare le gufate di Baldo. Che è in Sicilia a mangiarsi il gelato e noi qui a commentare. Allora, ma va bene così, con l'Osio e Villa. La classifica recita. E il Fante di Nicola, più o meno questi quattro, no? Con la gara di scarto già contata dovrebbe essere. Villa primo con 83 punti, Del Fante secondo con 71, Tonizza terzo con 66, L'Osio quarto con 65 e Di Nicola quinto con 61, mi ha dato un po' di staccato a 50 e dopo via via tutti gli altri, però diciamo, quelli che se lo giocheranno saranno questi 5-6 piloti. Esatto, quindi paradossalmente a Villa potrebbe anche andare bene chiudere dietro L'Osio. Deve stare attento perché l'altro Del Fante, che è secondo in campionato, è subito dietro. Bella lotta lì. Cube Contours, Italian Job. Ne vediamo nelle prime quattro posizioni. E poi subito dietro Miatto, Tonizza. Invece dovrà passare Pilodosti come Miatto, appunto. E poi una sfilza di Ferrari. Dalla settima alla tredicesima posizione. Si vedono bene nelle grafiche. Quell'obiettino giallo. Mancuso in un'ottima settima posizione che vuole mantenerla, rimanere lì attaccata al gruppetto. Sarà sicuramente una bella gara anche dopo la decima posizione. Mazzali, l'acqua, Rebecchi sono tutti lì, ma qui non si passa, qui a Suzuka nel circuito giapponese stupendo, uno dei miei preferiti e uno dei preferiti anche tra molti piloti questa sera in pista. Ma ci siamo, Andrea, rettilineo della traguardo adesso, ed è lotta che abbiamo già visto. McLaren, Ferrari, L'Osio, Villa per la leadership in curva 1. Prima curva a destra. Vediamo chi avrà lo spunto migliore. Se la Ferrari, che di solito pecca un po' di spunto in partenza, mentre McLaren molto molto lanciata. Vediamo cosa succederà tra pochissimo. Semafori verdi in questo momento. Eccoci partiti con Samuele Villa, che parte benissimo, si affianca all'esterno, dietro rimane a guardare Del Fante, che forse vuole infilarsi, c'è il contatto, attenzione, contatto clamoroso tra Villa e Del Fante, attenzione, a un altro contatto, questa volta un pilota della Cube, forse era Di Nicola, che va a toccare Del Fante, attenzione, cosa abbiamo visto in questa partenza, super aggressivi i due team, che si sono un po' lanciati fuori a vicenda. Tante bandiere gialle. E L'Osio scappa via. Miatto addirittura secondo. Terzo Di Nicola. Quarto Mancuso. Quinto Tonizza. Sesto Bernardi. Settimo Ruggero. Hanno guadagnato tante posizioni con questi due contatti tra i due
leader quasi del campionato. Villa sicuramente ha perso più di tutti, è scivolato 19esimo, sarà arrabbiatissimo adesso. Si avrà tantissimo da rivedere da poi il replay. Vediamo se Valdo riuscirà a mostrarci i replay di quello che è successo. Aspettiamo un attimo, perché queste fasi sono le più concitate con l'odio che sta cercando di scappare il più possibile. Adesso che ha guadagnato qualcosa, anche sfruttando il contatto che c'è stato dietro, sicuramente direzione gara che andrà ad investigare tanto. Tanto dietro scambi di posizioni con Bonaccorsi, che ha perso la posizione sul buon signore. Padovan, anche lui prova a infilarsi, però davanti sono tutti attaccati, ci sarà un bel serpentone di vetture. Esatto, ma grandissimo colpo di scena, inaspettato, tra i due. Anche se mi è sembrato, oddio, sicuramente non un contatto malizioso, più un contatto di gara. Del Fante si è infilato e Villa poi si sono agganciati, da rivedere sicuramente con replay, così a freddo difficile valutare. Intanto c'è l'under investigation ovviamente subito puntuale della direzione gara per Eric Del Fante in questo momento, ma rimaniamo qui con le telecamere, siamo in macchina con Mancuso perché ha guadagnato tante posizioni, è quarto e può ingaggiare Di Nicola del Team Cup Contours. Intanto giro veloce per Miatto, 2-2-3, è quello che ha guadagnato più di tutti. Andrea, poi vediamo con la grafica. Sì, Miatto, adesso possiamo andare a vedere le posizioni guadagnate, tre posizioni guadagnate anche dietro. Buon signore, addirittura 5, però si nota il meno 16 di Villa. Esatto. Che sta cercando piano piano di salire, è 18esimo, ma dovrà passarli tutti in pista, sarà quasi impossibile in questo circuito. Sì, sarà una prova di forza per Villa, una dimostrazione importante questa sera. Di nervi, di concentrazione. Intanto Miatto per adesso perde sull'Osio, che può scappare via da 1-1, anche se a giro veloce dietro Di Nicola, zona podio, qui a Suzuka ha sempre fatto bene. Sì, intanto under investigation anche per Di Nicola, forse il contatto che c'è stato dopo tra lui e Del Fante, con Eric che è precipitato in nona. Sicuramente messo meglio di Villa, che dovrà recuperare molte più posizioni. Dato Bernardi, bandiera gialla, attenzione. Forse un contatto con un'altra vettura, anche qui da rivedere. Vediamo se abbiamo qualche dato sui contatti. Si sapeva che era pure in tutte le gara, qua ci si gioca un po' il titolo. Forse un contattino con Ruggero. Quindi attenzione anche. Ma qui... attenzione, veramente, sono tutti attaccati. Minimo errore può costare caro con Ruggero, che è il primo di questo gruppetto un po' a fare da tappo. Del Fante è nettamente più veloce, ma deve passarlo e non sarà facile. Dopo quello che abbiamo visto a Chialami per Edoardo Ruggero. Vediamo cosa succederà. Il gruppo si è già staccato di tanto, questo gruppetto di Ruggero. 3 secondi da Tonizza. Tonizza che... eccolo qua, sta ingaggiando Mancuso. È quello che ha guadagnato meno posizioni con questo patatrack iniziale. Però adesso... sì, si è mantenuto fuori dei danni, forse non ha voluto forzare. Anche perché all'inizio, con tante vetture vicino, andare a compiere delle manovre forse troppo aggressive rischia anche di compromettere completamente la gara. Ha probabilmente deciso di gestire. Tanto chiederei al buon Riccardo Baldo se riesce a recuperare... il replay della però partenza. Mettiamolo magari principale, così lo vediamo bene. E l'azione sulla seconda. Eccolo qua, perfetto. No, adesso lo vediamo tra un attimo. Tonizza, allora rimaniamo qui con le telecamere sul pluricampione mondiale italiano Tatum Racing per questo campionato. Ingaggiando Marco Mancuso, di gran carriera questa sera. On fire, Piotr Gioli Esports, che sente, annusa la zona podio, ce l'ha lì davanti, ma già una quarta posizione gli darebbe tanto merito per un campionato molto sfortunato fino a questo momento per lui. Ok, a breve dovremo averlo. E Miatto comunque non ha perso in questo ultimo giro. Si sta avvicinando, adesso a breve abbiamo il replay. Con l'Osio che sicuramente credo starà gestendo, considerando la situazione di classifica. Intanto under investigation per Hemming. Sì, ma con questa classifica qui, l'Osio, se dovesse vincere, si mette come di nuovo in lizza per il campionato, nonostante sia lontano adesso a livello di punti. Vediamo il replay. Eccolo qua.
Andiamo a vedere cosa è successo. Eh sì, c'è stato il contatto appunto con Villa, che non l'ho visto chiudere tanto la traiettoria. È una situazione un po' complicata lì, è molto facile molto andare al contatto. È davvero molto un peccato. Ovviamente direzione gara molto esperta come quella ACI riuscirà a valutare bene la situazione. 58-4, no, è stato subito battuto da Villa, il giro veloce, ma non vediamo 58-385, te lo dico io. 385 che già sta già recuperando tantissimo. Sì, sì, tre posizioni dietro a Bonaccorsi, e stare attento però alla rimonta Villa, non fare errori, non indurre in penalità. Sta comunque volando Villa dietro, perché vuole recuperare il più possibile. L'ultimo giro, anche se aveva un po' di aria libera, è girato un secondo e mezzo praticamente più veloce di Bonaccorsi, che era nel gruppone. E forse dobbiamo seguire doppio duello, Mancuso e Villa. Perfetto, mi leggi nel pensiero, Baldo, bravo. Eccoci con il doppio duello. Questo ovviamente è un po' più importante a livello di classifica. Stop in 12 secondi per Delfante. Ecco la penalità. La sentenza. E non è leggera, ovviamente, per Eric Delfante, che si ritrova settimo, imbottigliato nel traffico con Ruggero. Forse a questo punto conviene farlo subito, Andrea. Sì, beh, deve scontarlo nei prossimi tre giri, quindi deve farlo lottare. Anche perché sta perdendo tempo. Sì, dietro... più che altro a Ruggero davanti, che forse gli dà un po' di fastidio, quindi tanto vale farlo subito e scontarlo subito per uscire almeno con strada libera e poter spingere subito dopo. Tanto Villa ha un decimo. Toinizza usa tanto il cordolo, ma non riesce a portarsi abbastanza vicino a Mancuso. Grande forse difesa, qui sì, potrebbe avere una chance. Forse la Lambo va un po' di più. Giro veloce per Miatto. Sta andando fortissimo a tre decimi dall'Osio. Attenzione anche a Miatto. Attenzione anche a Tonizza. Si fa solo vedere. Intanto va a scontare la penalità del Fante, come giusto che sia. Ma Miatto ha fatto il giro veloce e si è avvicinato all'Osio. Gara pazza, come direbbe qualcuno. Attenzione, perché Miatto, dopo la partenza strepitosa, che ha guadagnato tre posizioni, vuole ingaggiare per vincerla. Sì. Potrebbe cambiare tutto ancora una volta in classifica. Delfante, vediamo pure dove uscirà. Intanto Under Investigation, anche Ruggero. Delfante è in fondo al gruppo. È ancora pit, è 26esimo, è fuori dai primi 25 che vengono inquadrati dalla grafica. È uscito solo davanti a Hemming, che forse si è già fermato, perché lo vedo con un netto distacco. Tanto attenzione, Tonizza, un decimo da Mancuso. Qui esce bene, pilota Lamborghini. Un po' di trazione, la Ferrari se ne va. E stanno perdendo anche tempo, distacco sui primi tre che stanno scappando via. Di Nicola un po' nel limbo, non riesce a recuperare su Miatto, che è il più veloce in pista, ma sta guadagnando su Mancuso. L'Osio forse sta gestendo, non lo sappiamo. È sei decimi, adesso continua un po' a saliscendi il gap tra i primi due, però l'Osio in questa fase, come dicevi tu, secondo me sta un po' gestendo, anche se avere comunque il vantaggio di almeno un secondo su chi ti segue è sempre buona cosa. Forse anche perché Miatto sta spingendo tantissimo per cercare di farsi sotto e non lasciarlo scappare. Attenzione Mazza, bandiera gialla, però rientra. Bandiera gialla. Forse un largo alla 130 R. Sì, comunque rientra dietro al suo compagno Ruggero, quindi molto bene di Maragioli. I primi tre in top 10, vediamo. Tonizza molto più deciso adesso. Va a coprire l'interno Mancuso. Si porta all'esterno. Ma esterno Tonizza fortissimo! Esterno Tonizza fortissimo! E non si difende più di tanto. Almeno è quello che è sembrato vedere per Mancuso. E passa Tonizza in quarta posizione. Adesso vediamo il passo con pista libera per il campione italiano in carica. Sì, adesso dovrà spingere per cercare di farsi sotto a Di Nicola, che non sembra essere in grado di tenere per il momento il ritmo di Miatto. Forse una gara un po' più di gestione, anche se le temperature non sono così elevate, però è una pista che comunque non è semplicissima, mette a dura prova gli pneumatici, tante curve veloci,
Quindi anche mantenere una gomma più fresca potrebbe essere una strategia chiave della gara stessa. Sì. Miato rimane lì, eccolo lì, infatti, vicinissimo. Ma credo che i due, Andrea, rimarranno un po' così, si studieranno. Soprattutto Miato. Villa all'interno su buona corsa. Villa, forza e la manovra e passa. Questo è anche da rivedere perché non è facile passare buona corsa. L'ha passata all'interno al tornantino. Sì, sì, forse ha frenato quel metro giusto dopo, però, per rimanere cucito al cordolo, per dare fastidio a Buonaccorsi, che l'ha lasciato sfilare, forse anche conscio che Villa ne ha qualcosina in più. L'abbiamo visto sempre molto, molto veloce, anche se gliel'ha fatto comunque sudare, era qualche giro dietro il pilota della Lamborghini, del team Vincenzo Sospiri Racing. E non è facile, già fare tre sorpassi in pista, sta andando molto bene, sta rispondendo bene il pilota Cube Controls. Ma che deve stare attento anche con la gara di scarto, considerando che adesso scarterebbe la prima di Paul Ricciardo, adesso andrebbe a scartare questo risultato. E allora Monza sarà tutto diverso. Vediamo che succederà in questi 47 minuti che mancano al termine, la gara appena iniziata. E poi col VAR del pit stop, Andrea, abbiamo visto cambiare sempre le gare, cambierà anche questa sera. Adesso i primi quattro sono tutti più o meno sullo stesso ritmo, sul 58,5, 58,6. Dietro girano un po' più alto, Mancuso 58,7, Ruggero 58,8. Anche loro probabilmente in gestione della gara hanno un buono spazio. 58,3, vediamo se con la grafica dei fastest lap, dei primi tre, quanto gira, quando è stato l'Olosio? 58,4, 58,3, sì, molto più veloce il giro di Roseo. Gli altri sul 58,6, quindi bene, bene Miato, da non escludere questa sera per la vittoria. Bello anche questo gruppetto qui, in cui Ruggero è riuscito a staccarsi da Mazza. Sì, che ha commesso quell'errore alla 130R e ha iniziato a perdere qualcosina. Questo va sicuramente a vantaggio di Ruggero, che adesso ha pista libera, ha un compagno davanti e un compagno dietro, quindi può stare anche abbastanza tranquillo, potranno comunicare tra di loro. Però adesso ritornerei davanti, perché comunque Losi e Miato stanno proseguendo molto vicini tra di loro. E Miato, secondo me, se ne ha l'opportunità per provare il colpaccio e andare all'attacco di Losi, secondo me lo farà. Assolutamente. Settimo giro adesso. Vediamo se ci saranno cambiamenti. Intanto Villa passa Bonsignore. Sì. I 12. Sale già in dodicesima. Già recuperato 7 posizioni dopo il primo giro. È pazzesco. Vediamolo qua. Bonsignore però non ci sta. Si porta già anche lui all'esterno, ma Villa passa, passa. Riesce a stare davanti. Adesso si mette alla caccia di Prina. E secondo me farà di tutto Villa per fare in modo che non sia questa la gara da scartare. Deve assolutamente, se vuole portare a casa il titolo. Tanto lotta anche dietro tra De Marco e Bini. Sì, con Bini, attenzione qui. Viene sorpassato da De Marco. Viene sorpassato da De Marco, sì. Attenzione anche dietro, perché si sono avvicinati Barberi, Pagano e anche Farina, provando anche qui un bel gruppone tra la 17esima e la 23esima posizione. Bella lotta anche tra l'acqua, Mazza e Passoni per la settima. Un Mazza in cui non riesce a scappare e all'acqua lo sta ingaggiando in questo momento, duello tutto Ferrari, si vede anche dalla classifica, dalla quinta alla decima posizione. Mentre stiamo notando il passo gare di Tonizza, non si sta avvicinando a Di Nicola. Si girano sugli stessi tempi. Sì, perde un decimino a giro per adesso, quindi ancora fuori, potrebbe rimanere ancora fuori zona podio. La Villa si fa addirittura vedere, sembra di avere più velocità della Lamborghini la Ferrari fino a 130 euro, dopo poteva alzare il piede.
probabilmente ci proverà in uscita. Forse un undercut, Andrea, come la vedi la strategia di Villa in questo momento? Cosa potrebbe fare per recuperare? Bisogna sempre cercare di capire dove esce. In questo momento comunque il livello è sempre altissimo, sono comunque tutti veloci. Potrebbe uscire con strada libera. Villa non riesce a avvicinarsi abbastanza per arrivare in curva 1. Attenzione, qui una piccola esitazione. Prima lascia anche andare, sembra non aver forzato dopo l'errore. È entrato un po' male, sì, in curva 1, ha lasciato strada a Villa. Sì, che adesso per la strada libera, quindi potremmo vedere il suo vero passo, anche compararlo con quelli davanti. È stato molto molto corretto. Pilota Lamborghini che adesso però deve difendersi da buon signore e tutto il gruppetto dietro, minacciosissimo. Sì. A parte anche Catania che sta risalendo bene e gli altri tutti attaccati, a meno di mezzo secondo tutti. Come al solito in questo campionato ACI, di un livello atomico. Davanti si sono avvicinati Andrea, 8 decimi Miatto, 9 di Nicola, 3-1 perde Tonizza. Mancuso rimane sugli stessi tempi di Tonizza. E invece Ruggero piano piano anche lui sta rosicchiando qualcosa per avvicinarsi al suo compagno. Tra un po' saranno tutti vicini attaccati. Sì, potrebbe recuperare adesso Tonizza, forse se si innesca una lotta tra questi tre. Anche se Miatto l'abbiamo visto da parecchi giri davanti all'Osio e non sembra riuscire a avvicinarsi. O non sta cercando anche lui di gestire di più le gomme, mentre Di Nicola, come dicevi tu, rosicchia qualche decimino, forse qua... Una piccola esitazione della BMW di Miatto a 130R, che è una curva che si percorre quasi in pieno. Bisogna solo alzare il piede, però ogni volta bisogna avere un gran pelo sullo stomaco per non, per non commettere errori, perché lì andare a muro è facilissimo. Tanto buon signore, di nuovo molto vicino a Prina. E un attimo, come dici tu, Villa intanto con pista libera non ha guadagnato su Rebecchi. Per la prima volta si è messo un po' su tempi... di gestione, anche perché deve stare attento, spingere tutto il tempo qui a Suzuka. Sì, c'è anche la carta pit non cambio gomme, con i 5 secondi tattici da valutare sicuramente. Tanto bandiera gialla per Hemming, anche per Farina, che lo vediamo in una posizione molto strana. Il pilota Tatum si è girato prima del rettilineo, adesso dovrà aspettare che tutti passino. Non so se ci sia stato un contatto, però ha perso diverse posizioni. Forse era arrivato affiancato a qualcuno. Sì. Certo, per la prima volta Miatto perde qualcosina nei confronti di Losio. Si porta sopra il secondo e ne approfitta Di Nicola. Quindi forse un piccolo errore del pilota del Team Marathon. Tanti piccoli duelli che rimangono in pista. Miatto Di Nicola, come l'Osio comunque non sta sfuggendo. Ruggero che adesso si è fatto molto sotto al suo compagno di squadra Mancuso, mezzo secondo. Adesso mazza l'acqua e Passoni, che li abbiamo visti vicini da diverso tempo. Però anche attenzione alla rimonta di Samuele Villa, che si è portato fino in undicesima posizione. Già 8 posizioni guadagnate dopo che era scivolato in 19esima. A un secondo circa da Rebecchi. Quindi attenzione, che potremmo vedere anche qui un tentativo di sorpasso nei prossimi giri. Eccolo qui, Villa attaccatissimo. Anche Ruggero è arrivato su Mancuso. Di Nicola 6 decimi su Miatto. Si sta accendendo questa gara in questa ultima parte prima del pit. Sì, adesso stanno arrivando un po' in fase di attacco deciso. Molti credo non cambiano le gomme a questo punto, Andrea. È una strategia importante questa sera. Guadagnare quei 5 secondi in più. Intanto giro veloce per Villa, 58-2. Vola. Secondo me Villa non può permettersi di non cambiare le gomme. Guadagnerebbe 5 secondi, però avrebbe troppo consumo verso la fine, probabilmente. È una strategia che può considerare. Potrebbe essere un azzardo che potrebbe pagare, come no, quindi deve stare molto attento a calcolarlo. Intanto Di Nicola un decimo da Miatto. È svegliato tutto di un colpo il pilota abruzzese. Forse un errore più di Miatto, che ha perso tantissimo, 1,5 dall'Osio. E allora ci prova forse Di Nicola, si fa vedere qui. Attenzione.
finta all'interno, ma poi non c'è spazio. Vuole l'incrocio con maggior trazione, ma nulla da fare. E qui poi non sarà facile allo spun. Se, vediamo se Villa ci prova qui all'interno su Rebecca, ma si fa anche lui solo vedere. E comunque non sono lontani, Villa e Di Nicola. Adesso al tornantino, sì, una decina di secondi abbondanti. Mi sta spingendo molto bene Villa. Attenzione, forse qui allo spun è impossibile. Qui è impossibile passare. Invece la mette dentro. La mette dentro e passa con nonchalance, portando all'esterno Rebecca. Grandissima manovra. Sì, è stato molto bravo a infilarsi nell'unico spazietto che gli ha lasciato Rebecca. Per il pilota destra c'è stato poco da fare. È andato leggermente largo, sì, come dici tu, molto corretto. Adesso Villa dovrà comunque dimostrare di avere tanto ritmo. 3 secondi adesso da Passoni, 15 secondi da leader, da Luca Losio, in prima posizione. Sì, con pista libera e ovviamente adesso può spingere e può pensare poi magari recuperando quei 2 secondi e mezzo, poi magari di fermarsi. Lì è tutto da vedere con la strategia del team. Intanto Di Nicola rimane sempre lì a 3 decimi. Dammi atto, buon signore Under Investigation. Sì. Intanto Delfante è 25esimo con ovviamente la banda verde perché ha scontato lo stop and go, ma deve ancora fermarsi, quindi credo che per lui questa sarà sicuramente la gara di scarto, considerando che le altre non sono andate male. Sì, per sua fortuna comunque essendoci la gara di scarto può scartare questo risultato. No, è ancora da vedere, perché può succedere ancora di tutto fino a fine gara. Però anche nel caso fosse questo il suo risultato peggiore, comunque scarterebbe alla fine pochi punti. Quello che forse sì, più da perdere è Villa, perché andrebbe ha già un nono posto che probabilmente per lui sarà il risultato da scartare, un risultato che si immaginava di scartare. Però deve cercare di recuperare più punti possibile e più posizioni possibile. Esatto, per lui dovrebbe almeno chiudere sopra la nuova posizione, che questo sarebbe lo scarto attuale. E comunque se continua così credo che forse una P6, P5 potrebbe farla. Vediamo, dico Di Nicola invece, che ne ha molto di più. Pilota in grado di gestire bene la gomma, sì, soprattutto di difendersi un po' meno nell'attacco, ma questa sera... E forse che più che Di Nicola che ne ha tanto di più è Miatto che inizia a fare fatico perché ha spinto tantissimo all'inizio. Adesso guardando i tempi, 58.7 l'ultimo passaggio, 58.6 l'ultimo passaggio di Losio, vediamo Miatto 58.9. Con Di Nicola forse che ha spinto, Miatto forse ha spinto nel momento in cui andava a recuperare attaccatissima Losio, lì Losio gestiva, Miatto spingeva, forse adesso, forse lui andrà a cambiare le gomme, non lo sappiamo, scopriremo tra una decina di minuti massimo, anche meno, la strategia dei vari piloti. Sì, intanto si apre la pit window e già i primi entrano. Sì, sì, già subito. Nel tentativo di undercut di passare il pilota davanti. Forse qua ci prova. E c'era qui un punto impossibile! All'improvviso Di Nicola, esterno Miatto, sì, lo accompagna. E sì, lì era veramente complicato passare. Padovan drive-thru intanto. Sì. Lì era praticamente complicato. Giustamente Miatto non gli ha lasciato nessuno spazio per passare all'interno della curva. Ha difeso intelligentemente. E questo favorisce solo Losio, che guadagna una mezza secondata, 2,5 adesso. Può gestire ancora di più il gap. Tunizia, nonostante questo duello, si è guadagnato qualcosina, ma sono tempi ancora alti. 58,9 l'ultimo passaggio, che è come i due davanti, forse qualche millesimo. Abbiamo visto anche adesso scodare all'uscita dello spun con la sua Lamborghini. Forse fa un po' di fatica. Un po' di sovrasterzo in uscita. Vediamo se Di Nicola avrà un'altra chance, ma sembra di no. E vedremo che qui Di Nicola proverà qualcosa di diverso rispetto a Miatto. Penso il primo passaggio per il gruppo di testa da quando si è aperta la pit lane.
forse però l'ha studiato a sufficienza, adesso sa dove passare e rientra Miatto, quindi non c'è più il problema per Di Nicola, che può spingere. Tanto stop and go anche per Hemming. Sì, che attenzione, era in fondo, tanto in fondo. Con Di Nicola che forse ha fatto la finta, vediamo che ha messo la freccia a destra, ma poi non è rientrato il pilota abruzzese, che ha pista libera e può iniziare adesso a spingere come vuole. Intanto anche Alacqua, Passoni, e Prina e anche Catania si fermano. Controlliamo il tempo di pit di Miatto per la strategia, ovviamente, e vediamo se va a cambiare le gomme oppure no. Vediamo anche se a questo punto ha spinto e ha portato al limite la gomma, oppure se comunque stava gestendo nel finale. Con l'Osio che questa sera è imprendibile come a Spa. Certo, abbiamo Villa e Del Fante fuori gioco per via di quel contatto iniziale, non sappiamo se sarebbe stato uno scenario diverso. Miatto 27, Miatto? 29, 30 secondi. Miatto ha cambiato le gomme. 32, sì. Miatto cambia le gomme. Eccolo. Vedremo se ci sarà subito la risposta di Nicola. O se deciderà di gestire un po' di più questa gomma per avere gomma più fresca verso fine gara. Tanto è arrivato Ruggero dietro a Mancuso. I due compagni di squadra. Sì. Tanto Villa continua ad avere pista libera e ha guadagnato 6 decimi nei confronti di Losio. Prima il distacco era sopra i 15 di secondi, adesso è su 13,9. Vediamo i due piloti a Jolly Esports incollati l'uno con l'altro. Mazza comunque anche recuperato qualcosina. Vediamo se sarà. Ecco, Ruggero è quello che rientra. Entra in extremis quasi sull'erba. Tentativo di guadagnare poi la posizione pit. Villa in sesta posizione adesso, continua con l'overcut, scelta giustissima Andrea, credo. Sì, adesso la pista libera, sta spingendo tanto, gira 6 decimi più veloce di Losio in questo momento, e più veloce di tutti quelli davanti. L'unico che ha fatto un giro simile al suo è il suo compagno di squadra, Simone Di Nicola, che infatti ha chiuso anche un po' di gap nei confronti di Luca Losio. Quindi attenzione che magari riescono a gestire molto di più la gomma con la Ferrari. Certo, certo. Come si sa, dopo il varsere pit stop scopriremo poi la strategia reale dei piloti. Miatto ha cambiato gomma, quindi effettivamente ha spinto per rimanere su quel passo di Losio, poi ha mollato un po' verso il finale. Di Nicola continua, Losio continua, ma tra 2-3 minuti dovranno rientrare. Drive through per Ruggero, attenzione, è forse è entrata ai pit, forse per quello. O per i tagli, forse per i tagli, perché doveva ancora uscire quando gli è stato comunicato. O forse, sai cosa? Forse per il contatto che abbiamo visto con, penso, Rebecca all'inizio, se non vado errato. Potrebbe essere anche quello. C'era un under investigation, sì, forse per quel motivo lì. Tanto qui Losio ha passato, no, ok, no, era sbagliata la grafica. Bini non ha posizione. Sì, questi tre piloti devono ancora fermarsi. Oltre a questi mancano Del Fante e Padovan. Anche Del Fante viene segnato con il pit effettuato, anche se si è fermato solo ai pit per scontare lo stop and go. Vediamo se questo sarà il giro dove Losio rientra. Ma non sembra proseguire. Quindi tanta gestione da parte sua, e anche Di Nicola sta continuando. Villa mantiene il giro veloce. Pitenti per Mancuso, pitenti per Mazza. I due della Ragioni Esports. Villa continua con pista libera, sfrutta la situazione sulla stessa strategia dei primi tre, Losio, Di Nicola e Tonizza. Sì. Adesso il distacco da Losio per Villa si è portato a 13 secondi e 4. Sta martellando giro dopo giro, sempre sul 58 e mezzo contro il 59,1. Un animale. Di Losio, sì. Anche bene Di Nicola, rimane lì a 1,5. Sì, molto bene su Losio. Eh sì.
di Nicola che in gestione gomma, in costanza in di gara, è uno dei piloti più forti italiani. E questa sera un podio non sarebbe male per lui in chiave campionato. Vediamo dove escono Mazza, Mancuso, che erano in quinta e sesta posizione. E vediamo se cambiano le gomme. No, forse non hanno cambiate. Mancuso guadagnato qualcosa su Mazza. Ok. Non... Era in investigation, già penso dai primi giri. Ah, ok. Tanto Ruggero sta andando a effettuare su drive-thru. Peccato per lui, perché c'è una... E deve fermarsi. E deve fermarsi. Miatto è davanti a Mancuso, ovviamente, ma era in seconda posizione, ma credo abbia perso comunque qualcosa. Mancuso e Mazza non hanno cambiato le gomme, credo, perché sono a 3 secondi da Miatto. Adesso il tempo del pit. Rientra Losio! Eccolo qua, attenzione però! Attenzione qui, per la strategia! Ma si hanno tirato così tanto... Anche Tonizza e Villa, vediamo cosa decidi di fare. Sì, sì. Non cambiano, non cambiano. Villa continua addirittura, al limite della pit window. Al limite della pit window perché vuole sfruttare al massimo la pista libera. E fa bene. 1-2 per i ragazzi del Team Cube. Però devono ancora fermarsi. Insieme a De Marco, Delfante e Padovan. Ah, e vuole farti notare il distacco al netto. Dopo mezz'ora di gara, nonostante quello che è successo in curva 1, è di appena 12 secondi tra Di Nicola e Villa. Pazzesco. Pazzesco il passo gara di Villa con i sorpassi fatti in pista. Sì, sta spingendo tantissimo, sta sfruttando ogni secondo che ha di pista libera. Intanto attenzione, andiamo anche dietro. Questo eravamo concentrati su davanti, sul valzer dei pit stop, però si formano nuove lotte, come quella di Mazza con Alacqua. Che è molto vicino, molto vicino i due. Tanto pit exit per Luca Losio che è già uscito. E Luca Losio ha fatto 27 secondi di pit. Quindi potrebbe non aver cambiato le gomme. No, non le ha cambiate. Ma davanti non ha senso cambiarle quando mancano 26 minuti. E non le cambierà nessuno, sicuramente, nemmeno Di Nicola e Villa. Giustamente Losio evita qualsiasi problematica, no? Di undercut senza cambio gomme. Uscirà davanti. Oddio, non è detto, perché comunque Di Nicola, vediamo il giro che farà in quest'ultimo assieme a Villa. Che adesso dovranno per forza fermarsi in questo giro, sia Di Nicola che Villa. Infatti, eccolo qua. Rientrare. Nicola che aveva guadagnato qualcosina anche su Villa, quindi ha spinto tantissimo in questo giro. Aveva un secondo di gap più o meno sull'Osio. Adesso tutti rientreranno chi manca. Con Delfante che si trova in 23esima posizione. E probabilmente sarà questa la sua gara di scarto. Non ho notato se Tonizia le ha cambiate, non so se dalla live qualcuno l'ha notato, può dirlo. Vediamo, Di Nicola Villa, perché ma non le cambieranno. Allora, davanti l'unico che mi segna che non le ha cambiate è Tonizia. Scusate, è Losio. Scusate, errore mio, stavo pensando ad altre cose. Losio è l'unico ad aver effettuato un pit sotto i 30 secondi, quindi per forza non ha cambiato le gomme. L'unico, addirittura? Sì. Vedremo cosa faranno Villa e Di Nicola. È 27 secondi per Di Nicola. E vediamo Villa. 27 secondi anche per Villa. Quindi entrambi vanno della stessa strategia. E non cambiano le gomme. È importante capire dove uscirà Villa. Attenzione, Losio! Quasi al contatto all'uscita box. Ma è davanti a Di Nicola, mentre Villa esce in quinta, davanti ai piloti della Jolly Esports. Che cosa ha fatto Villa? Che cosa ha fatto Villa? È in quinta posizione a 2.4 da Tonizza, e forse ha il passo per andare a prendere e uscirebbe fuori un duello tra titani. Mamma mia, che gara di Villa. È rimasto senza parole, Fretti. Sì, ho fatto una grandissima strategia, sto vedendo anche c'è un po' di caos in chat, quindi evitiamo di fare casino.
Intanto sì, come dicevi, Di Nicola si è avvicinato tantissimo a Losio, che nonostante entrambi abbiano effettuato il pit senza cambiare gli pneumatici, adesso avranno una grande gara da combattere. Infatti Miatto si trova dietro a 4 secondi, però lui con gomma fresca, quindi potrà spingere davvero di più. Mentre Villa adesso si trova in un'ottima quinta posizione, che per come era iniziata la serata, direi che ha fatto una grandissima gara. Sì. Allora, Villa mantiene il giro veloce, ma ovviamente che ha cambiato la gomma potrebbe spodestarlo. Di Nicola invece è minacciosissimo sull'Osio. Adesso non c'è più nulla da gestire, Andrea. Qui è lotta libera. Di Nicola potrebbe essere fondamentale in questa lotta, anche per il suo compagno di squadra in campionato. Sì, in realtà adesso devono stare attenti, perché comunque c'è Miatto con le gomme nuove a 3 secondi e mezzo. Quindi secondo me non è ancora abbastanza tardi per iniziare a combattere seriamente. Fossi in loro, cercherei magari di gestire questa prima parte e dopo sfogarsi verso gli ultimi 10 minuti, perché si rischia tanto. Ma forse non è della stessa idea di Nicola, che si fa vedere con la fame di freccia attivata su Losio. Sì, se l'è da un po' che ce l'ha quella freccia, rimarrà così. La corsa stiamo seguendo in 12ª posizione. Sono tutti ancora vicini comunque. Lotte aperte. Mazza ha recuperato qualcosa sul Mancuso, ma sono in una buona 6ª e 7ª posizione. E dietro c'è un bel gruppone tra la nona e la 14ª. Attenzione qui! Quanto è veloce nel primo settore di Nicola! Va forte sul codolo Losio, forse perde qualcosina. Ma lo vuole passare. Ha 22 minuti di tempo. Stanno 22 minuti di fuoco qui in notturna. Si fa vedere, ma non basta per buttarla dentro. Ne ha nettamente di più di Nicola. E attenzione, perché qui chi vince cambia tantissimo in classifica. Entrambi sono vicini. Quanto va la Ferrari in scia? Si fa anche esterno! Ma qui non c'è spazio. Losio deve difendersi al limite. Di Nicola è incontenibile, vuole passare, ma non si può qui a Suzuka, è quasi impossibile. Sì, bisogna andare un po' di maniere forti. Ha coperto l'interno Losio, lampeggia addirittura di Nicola. Ha coperto l'interno Losio di Nicola, che arrivava molto più forte, è stato bravo a gestire e non andare al contatto, anche perché lì è molto facile. E soprattutto non perdere tempo, perché si rischia davvero tanto allo spoon entrando troppo veloce. Però guarda Miatto, ha già recuperato più di un secondo su questa coppia qui davanti. Tanto Passoni molto vicino a Rebecchi, in nona posizione. Sì, 4 decimi. Tutti attaccati. Qui il minimo errore costerà caro. Ruggero dopo il draft 2 è scivolato in 18ª posizione, ma anche lui in lotta adesso con Barberi. Che serpentone, però torniamo davanti, perché Di Nicola davanti. Forse ne aveva di più nel primo settore. Andiamo on board, dai, godiamoci la lotta qui. In cui è velocissimo, qua al curvone. Pazzesco il grip che ha in uscita, guardate quanto guadagna. Sia di guida, sia di setup, si fa vedere. Vuole indurre all'errore Losio, ma ne è abituato a questo tipo di competizione. In errori non ne fa. E allora deve solo passarlo di forza in pista. E forse qui ci prova. Però buona trazione. Deve uscire più forte. Qui è uscito bene. Ritorneremo probabilmente nello stesso scenario di prima. Molto più scarica la Ferrari di Nicola. Protegge interno. Qui all'esterno non si può. Non si può all'esterno. Arrivano grande Vinicius. Difesa lo accompagna e sta arrivando Miatto zitto zitto con questo duello. Ha ricucito il gap a un secondo. Tra poco può essere lotta a tre. Sì, devono stare attenti, sarà... perché Miatto con le gomme fresche, ma qua ne ha tanto di più. Ne ha tanto di più, non si può passare qui. Bisogna aspettare. Ma poi la McLaren ha tanta trazione in uscita e quindi Di Nicola arriva all'ultimo punto di corda per cercare il sorpasso alla staccata, ma poi difende molto bene Losio. Ormai è arrivato anche Miatto. La recupera.
Sì, li ha presi. Duello a tre per la vittoria. E la gara ancora lunga, 19 minuti. Tonizza, nonostante tutto, non sta recuperando. Rimane sempre lì a 3-8. Ma adesso che Villa si sono... Villa, credo che sia un po' arrivato adesso, a 4 secondi. Non riesce più a spingere, però quinta posizione. Non la scarta sicuramente questa gara. Sì, intanto... qua si è ricomposto questo gruppo. Adesso anche pian piano Tonizza si avvicinerà. Vediamo, ce lo chiedono anche dalla chat. Un bordimiato per vedere anche i due davanti che lottano, come si vede da dietro. Sì, perfetta l'inquadratura dalla sua vettura. Che è magari un contatto tra di loro. Come si dice, tra i due litiganti, Miatto potrebbe passare. Qui piccole situazioni in trazione, qui però Lossos adesso sta faticando veramente. Il terzo settore è tosta per lui difendersi. Vuole andare interno Di Nicola. Interno potrebbe passare, ma forse forza no, si fa solo vedere. Però da abruzzese. Mettiamola anche la telecamera di Nicola, se non sta imprecando. No, non mi pare, mi sembra più concentrato che altro. Eccolo! Eccolo qui! E sta lasciando TR! Non puoi farlo, Simone! E infatti deve alzare il piede qua, rischiosissimo! E attenzione che Miatto c'è dietro. Mi sta arrivando. Mette dietro ancora, è staccata, si fa vedere. Che duello! Pazzesco tra questi due. Che gara, è arrivato Miatto. Tonizza ha recuperato un secondo e mezzo. Sì, perché un adesso secondo e mezzo stanno girando sopra i due minuti i primi due, e quindi adesso girano molto più lenti rispetto a quelli dietro, perché Tonizza sta girando in 58,2, cercando anche probabilmente di rifarsi sotto. Villa 58,8, quindi pian piano si riavvicinano tutti, anche se Villa è molto più distaccato da questo gruppo. Pazzesco, grandissima qua, gara. Spettatore da dietro. ...16 minuti qua. Qua può vincerla anche Tonizza, anche in quarta posizione, che può succedere di tutto. Più che altro adesso anche Miatto sarà costretto a rallentare, anche lui sopra i due minuti in questo giro. Ha tolto il investigation con Ruggero, che vediamo i pit, forse è ritirato. Ferma i pit, sì. Villa 4-3 ha recuperato anche lui qualcosina con questo duello. Intanto ce ne siamo qui allo spoon. Un po' largo qui Losio. Tanto largo qui, è uscito benissimo Di Nicola. Ci siamo? Ci siamo Andrea. È ancora più vicino adesso, va tutto esterno. E qua deve forzare forse esterno. Ma deve stare attento. Non ce la fa. Lascia il piede. Non vuole rischiare, ma attenzione perché Miatto arriva come un fulmine. Ci prova lui all'esterno. Deve difendersi adesso Di Nicola. E riesce a rimanere comunque davanti a Miatto. E intanto è arrivato anche Tonizza. Lotta a 4 verso questo finale di gara a Suzuka. Trenino infernale comandato da Losio. Vanno Miatto e Tonizza, tutti esterni. Rimane esterno Miatto, che forse prende la posizione su Di Nicola, che stacca forte per non perdere il duello su Losio, e rimane ancora davanti. E questo è il bello di Suzuka, soprattutto quella curva lì, che permette a volte dei sorpassi incredibili all'esterno. Bisogna arrivare con tanta velocità, e qui un contatto può compromettere la gara di entrambi, quindi devono essere entrambi super concentrati. Però adesso questo duello da due che erano, si è giunto Miatto, si è giunto Tonizza, e attenzione anche a Villa, che potrebbe farsi sotto. Continua a sfanalare Di Nicola, ne sa che ne ha di più. Losio
sembra avere un po', non dico mollato, ma non ha più il passo che aveva inizio gara. Non credo che stia formando questo tappo apposta, non avrebbe senso, quindi è in netta difficoltà. Sì, anche perché forse se lo passa Di Nicola magari non ha quello spunto in più per riuscire a scappare, però uno come Tramiatto e Tonizza con gomme molto più fresche potrebbe avere la chance di portarsi davanti e fuggire. Sì, assolutamente. E Villa comunque ha ricucito anche lui il gap, 3-7, ma credo sia arrivato anche un po' a livello di energie. Sì, continuerà ad abbassarsi perché sta continuando a girare sul 58 altro, mentre qua davanti si gira sul 2-0-0 e mezzo circa, ovviamente perché sono in lotta. Ecco, riprovo, lo vediamo. Qui, vicinissimo, quasi al contatto. Attenzione però, deve rimanere interno per non farsi beffare all'esterno. E non vorrei essere nella situazione di Di Nicola, passato Tonizza! Dal nulla, esterno, ha beffato Miatto, attenzione perché potrebbe beffare anche Di Nicola. Ma dove è passato? Forse dove è passato? Sai cosa? Miatto ha frenato leggermente presto, forse per impostare meglio l'uscita. Tonizza non si è fatto fregare e si è infilato subito nell'unico spazio che c'era. Che spettacolo quando si spostano esterni per cercare poi il passaggio. Attenzione, piccolo errore di Losio, va esterno qui Di Nicola, ma non può passare, vuole passare invece in un punto impossibile Tonizza, ma deve rimanere dietro, alzare il piede e nulla da fare. Ancora una volta Losio davanti, Di Nicola rimane dietro. Intanto buon signore, ha bandiera gialla nelle retrovie, stiamo perdendo un po' quello che sta succedendo dietro, ma qua un po' troppo caos. E attenzione anche a Villa, si è portato un secondo e sei da questo gruppo. Capito, adesso arriva anche lui e nelle lotte è un animale. Attenzione, Losio non so se riuscirà a resistere 12 minuti così, se ce la fa forse potrebbe essere la gara più tosta della sua carriera. Sicuramente, attenzione adesso, forse Tonizza... Qui forse un piccolo errore, però Tonizza poi perde un po'. Era interno, ha dovuto sacrificare leggermente l'uscita. Adesso tutto da seguire questo gruppo, si sta facendo sotto anche Villa, che potrebbe arrivare in coda a questo gruppo, ma attenzione anche a questo punto a Mancuso e Mazza, che mai dire mai. Eccoci qua di nuovo. Qui dove è molto più veloce la Ferrari di Nicola, ma poi esterno non può fare nulla. Può solo aspettare un errore. O forse ci prova? No. Stessa mossa di prima. Col calibro sta guidando Di Nicola. Attenzione però qui, Tonizza è molto furbo. Deve però difendersi da Miatto, che voleva tornargli il favore di prima. Rimane tutto invariato. Sì, guarda al dietro giro, che si è aggiunto a questo 23. Gruppetto. È arrivato. Campione, il leader del campionato. E stanno arrivando anche due falchi della Ragioli Esports. Potrebbe essere lotta 7 nel prossimo giro per la vittoria. Incredibile questa gara di Suzuka, una gara più bella dell'altra da inizio campionato, da Paul Ricard. Siamo arrivati sempre crescendo questo campionato spettacolare. E lo dicono anche i numeri, siamo arrivati a quota 155 spettatori. Spero che ve la state godendo fino all'ultimo. Mancano ancora 10 minuti però. Rimanete incollati al televisore, al monitor. Perché Di Nicola vuole vincere questa gara. Attenzione qui! Quanto traziona la Ferrari! Ma esterno non si può! Piccolo contatto, ne può approfittare Tonizza come un falco e passa! Senza esitazione! Ha lanciato la Lamborghini all'interno, non è felice Di Nicola! Non è felice Di Nicola, ma Tonizza non ha indugiato. E allora forse qui forza all'interno, no? Che Di Nicola sempre molto safe nelle manovre. Ma qui Tonizza ha fatto l'attacco veramente da Falco Pellegrino. Qui, sì, è stato bravo, sapeva che doveva cercare di passarlo magari in un punto meno solito ai sorpassi. Lì ha visto un leggero contratto tra Losio e Di Nicola prima di arrivare a quella veloce curva a destra che si percorre praticamente quasi no, ad ma io devo velocità. Rivederla, se no non dormo. Baldo, me la devi rifar adesso, vedere. Adesso lo mettiamo. Perché io voglio vedere l'onboard di Tonizza, che cosa gli è passato per la testa in uno dei punti più pericolosi, perché se là si va troppo sul cordolo rischi di saltare e di andare poi a buttare fuori Di Nicola sull'erba e rischiare quasi la squalifica.
invece è stato per me perfetto nella manovra, sì molto azzardata, rischiosa, aggressiva, però qua Suzuka è così, te devi inventare la manovra. E attenzione, perché come ho detto prima, lo vediamo lì piccolino, perché lascerai grande con quel duello a rallenti anche. Stiamo vedendo a rallenti, ovviamente molto più complicata di così. Ecco qua, il piccolo contatto e niente, si chiude la vena, la butta dentro come va, manovra da vero campione, molto aggressiva, eh? Effettivamente sì. Ha sfruttato la vettura di Nicola un po' per rimanere in pista. Lì è difficile comunque controllarla. Ovviamente la direzione gara valuta tutto come al solito, però le gare sono fatte anche di questi episodi qui. Tonizza adesso è lui a ingaggiare l'Osio, è lui che con tutta l'esperienza che ha, il talento che ha, vediamo se riuscirà a passare a 8 minuti al termine più di Italian Job. Sì, lotta tra i due ex compagni di squadra, tutti con dei colori diversi. Di Nicola arriva vicinissimo a Tonizza. Attenzione anche perché Miniato deve alzare il piede e anche Villa è lì. Si sono rincollati anche singola... Mancuso e Mazza. Intanto, sì, sì, a questo punto se potrebbe anche ricollegarsi all'acqua e facciamo un bel gruppone. 4-7, la vedo dura, però già in 7, a 7 minuti dal termine, chi l'avrebbe mai detto? Incredibile. Con un Losio che nel secondo stint ha faticato tantissimo e ha ricompattato tutto il gruppo. Quindi una singola posizione può essere chiave per il campionato. Attenzione perché Di Nicola è affiancato a Tonizza. Si toccano, attenzione! Si toccano Di Nicola e Tonizza. È rimasto un po' nervosetto dopo quel contatto e vuole riprendersi almeno la seconda posizione. Ad essere attento, il minimo errore qua rischierebbe di scivolare addirittura settimo, perché sono tutti attaccati. È sfanale Di Nicola. No, vabbè, ma se Losio riesce veramente a finirla così... Mancano ancora 7 minuti. Io non ce la posso fare, non saprei neanche cosa dirgli. Non so la temperatura che ha nel sangue, ma sicuramente non è umana. Vediamo. Ancora 6 minuti e 57 secondi. Quindi poco più di 3 giri. Più o meno, no, Andrea? Che io con i miei calcoli. Sì, dove so. Dai, 3 giri, dai, più o meno. Sì, 3-4 giri, sì. Oltre a questo, 3 giri, dai, fai un buon. Ok. Intanto sfiammeggia la McLaren di Luca Losio, che cerca in tutti i modi di restare davanti a David Tonizza, che vuole cercarlo questo risultato, vuole portarsi di nuovo in prima posizione. Si rimetterebbe ancora di più in gioco nelle ultime gare in cui ha faticato a avvicinarsi al podio. Stanno andando in investigation per Miatto. Non so per cosa, ma lo scopriremo. Sì, non ho visto contatti. E anche l'Osio. Attenzione, non ho visto nulla di clamoroso. Forse il contatto con Villa, ma erano affiancati, sinceramente. Vediamo. A mio parere niente di grave, ma ovviamente anche perché qui sappiamo bene come anche una minima penalità di 5 secondi rovina completamente l'intera prestazione di questi piloti che sono veramente fortissimi. Tonizza anche andando in investigation. Attenzione qui alla 130R, sempre col cuore in mano, perché può succedere un patatrack distruttivo. Ma per adesso è ancora tutto liscio, nessuno ci prova, forse Di Nicola all'interno, ma si fa solo vedere. Diciamo, non vorrei essere nei loro panni, perché sicuramente non sarà facile questi ultimi secondi. Vettore diversa in uscita. Ondeggia un po', vediamo se ricambia posizione. Sì, gli va interno, concede esterno di Tonizza. Esterno, Losio e Tonizza. Attenzione, può approfittare Di Nicola dal nulla e prende la... No, vediamo ancora, side by side, Losio e Di Nicola devono forzare, uno dei due. Forse è passato il pilota Cup Cotters. È passato Di Nicola, contatto tra Losio e Tonizza, non si capisce più nulla. Si sono completamente aperti i due ed è passato Di Nicola. Una manovra da campione, può dire la sua, può scappare via a 4 minuti dal termine, la manovra che non ti aspetti, e di Simone Di Nicola,
che può andare a vincerla. Sì, cosa ha fatto? Cosa hai fatto? Ha sfruttato la lotta o il tentativo di attacco da parte di Tonizza Losio, con Losio che è andato leggermente largo, lui si è infilato nell'unico spazio interno curva che c'era per portarsi davanti. È stato affiancato, è stato bravissimo ad affiancarsi a Losio e non lasciarlo andare. Ho visto anche un Samuele Villa molto aggressivo nei confronti di Miatto. Anche lui vuole cercare di recuperare qualcosa. Io non ce la posso fare con voi. Fatemi arrivare almeno a fine campionato. Di Nicola, 8 decimi. Sembra aver piazzato un buon margine adesso con Losio che ha perso due posizioni con quell'affiancamento, ma effettivamente è così, bisogna saper aspettare. E Di Nicola ha fatto la manovra della serata, potrebbe essere la manovra della serata, mancano due giri ancora. Sì, e attenzione perché non è ancora chiusa la pratica, perché Tonizza adesso forse ha un po' di margine nei confronti di Losio. Il Fante prende il giro veloce, importantissimo anche questo per i punti in campionato. Ovviamente andrà a scartare questa gara, quindi leva un punto a Villa. Mi sarà arrivata anche la comunicazione, quindi forse sarà ancora più aggressivo ai danni di Miatto. Ma attenti qui con le penalità severissime della direzione gara. Losio credo abbia accusato il colpo, Andrea. Sì, Losio adesso non ne ha per rimanere attaccato a Tonizza con Di Nicola che va... Guardando i giri precedenti, Losio girava sopra i 2 secondi di Nicola. Il primo giro pulito, diciamo in aria pulita, ha fatto un 1.59.1. Sintomo che ne aveva quel qualcosina in più. Con Tonizza a 9 decimi, che non riesce a chiudere al momento questo distacco. Però adesso la lotta si fa serrata qui dietro, con Miatto che si avvicina a Losio e anche Villa che rimane lì guardingo. Forse è leggermente largo qui il pilota Raton. 1 e 4 scappano via i primi due di Nicola Tonizza, che in questa gara è tornato soprattutto nel secondo stint con una manovra pazzesca, la più bella forse della serata, ma oddio, se la gioca con quella di Nicola, stanno lì. Qualcuno ha scritto anche fortuna, io direi anche talento nella manovra di Nicola, per quello che ha fatto, per saper aspettare e saperla buttare bene lì all'interno. Attenzione, ha visto Losio scodare all'uscita dello spoon davanti a Miatto. Forse perde qualcosa, dici sul dritto, vediamo. È uscito peggio del pilota Raton, però andrà a fare la solita difesa all'interno. E qua è impossibile praticamente buttarsi. Eh sì, qua poi all'interno vai a coprire, non c'è spazio. Ancora giro veloce. Attenzione, lunghissimo, mazza! Che non vede forse il punto di staccata. Danni per la sua vettura, ma deve resistere un giro. Sì, per sua fortuna l'acqua è abbastanza distante. Ultimo giro intanto. Non si sa quanti danni ha, ma deve resistere. Portare a casa un 7° posto. Intanto Tonizza credo un po' si vada a contentare forse di questa 2ª posizione. Partiva 5° se non ricordo male. Vediamo anche con la grafica magari, Andrea, la situazione. È più 4 comunque. Grande gara di Tonizza, ma grande gara di Nicola in una delle sue piste preferite. Finalmente può portare a casa la vittoria con Losio, autore di una super pole strepitosa, ma in gara un po' meno, però sta conquistando per adesso comunque il podio. Attenzione però, l'ultimo giro può succedere ancora di tutto in queste gare. Villa vicinissimo a Miatto, forse ci prova qui. Piotr Cup Contest non ha spazio all'interno, vediamo se traziona meglio della BMW. Dietro Mancuso, autore di una gara strepitosa, sempre costante, è rimasto lì in 6ª posizione. Pilota Ragioni Esports. Vediamo se Villa, qui allo spoon, che poi dopo abbiamo visto si fa fatica, Andrea, a passare. Deve uscire bene, provarci forse in uscita al 130R, poi è finito il circuito. Beh, che gara, non ci siamo fermati un attimo, siamo anche scordati i vari spot and go, ma ci siamo. Una gara sudata, mettiamo anche la telecamera di Simone Di Nicola,
e all'ultima chicane da percorrere per portarsi a casa la prima vittoria del campionato di astuzia. Meritocrazia se la porta a casa il pilota abruzzese e vince la gara a Suzuka. Simone Di Nicola, strameritata per lui, per il suo team, con Tonizza in seconda posizione, grande gara, è tornato bene. Intanto qui cosa succede? Lotta per la ottava posizione, Mazza riesce a chiudere in settima, Losio a podio, quarto Miatto, quinto Villa, sesto Mancuso. Che gara, Andrea! Sì, gara davvero incredibile, bellissima. Mai scontata, soprattutto dopo i pit, dove si è formato questo grandissimo gruppone. Non ci hanno fatto fermare un secondo, però anche nelle retrovie ci siamo un po' perse, purtroppo. Ovviamente eravamo con le telecamere più avanti, tra i primi, che stavano lottando per tutta la gara, poteva succedere qualsiasi cosa durante tutta la gara. Adesso vediamo la lotta per la sedicesima posizione, con Barberi che chiude avanti a Bini, Messina, e in diciannovesima De Marco. Noi riposiamo un po' la voce, ma voi rimanete qui perché intervisteremo i primi tre di questo splendido round, penultimo round in Giappone. Preparare una gara di campionato su assetto corsa competizione con poche ore a disposizione non è assolutamente un gioco da ragazzi. Nella maggior parte dei casi correrai senza aver provato tutte le variabili possibili, come uno studente che deve fare un esame e non ha studiato tutte le pagine del libro. Il risultato perciò sarà quasi sempre deludente. Per questo motivo noi di Università del Sim Racing abbiamo creato un sistema da seguire per preparare una gara di campionato dall'A alla Z. Attraverso le nostre lezioni in pista metterai il turbo ai tuoi miglioramenti e preparerai al meglio le gare di campionato, anche se hai poche ore a settimana per allenarti. Se vuoi scoprire di più, prenota una videochiamata gratuita con i nostri tutor e scopri come i percorsi USR ti trasformeranno in un pilota forte, veloce e preparato. Vai su unisimracing.com/consulenza e inizia il tuo viaggio verso il successo in pista. E ricordati che Top Driver si diventa!
Eccoci collegati e saremo super flash, Andrea, dato che il buon Tonizio è che sarà stanco, deve partire, deve fare cose e ha poche ore di sonno. Allora partiamo subito, anche se è secondo classificato, mancava solo la vittoria, David. E dai, raccontaci in brevissimo, so che di solito non sei breve nelle tue interviste, però sei soddisfatto o no di questo secondo posto vedendo anche la qualifica? Buonasera, e sì, dai, cerco di andare spedito stavolta, vado, sorvolo su tanti piccoli dettagli. Sì, sono super soddisfatto perché prima ancora della gara, vedendo anche insomma il risultato della qualificazione e vedendo come si stava svolgendo la gara, non avrei concluso sicuramente più avanti della quarta posizione, quindi il fatto che davanti si siano dati fastidio per giocarsi la prima posizione mi ha aiutato a riportarmi in lotta. E poi ovviamente una volta lì bisognava giocarsela un pochino d'astuzia e in qualche frangente sono riuscito a guadagnarci qualcosina io nei sorpassi, in altri ovviamente qualche posizione l'ho persa come è successo sul finale, ma ovviamente quando si lotta con più auto, in questo caso eravamo in 4, credo addirittura anche 5 dietro, e è regolare che ovviamente in un sorpasso tra virgolette fallito il terzo subito dietro ovviamente ne prenda vantaggio, e come ne ho appunto preso vantaggio io nel superare Simone, poi appunto sono stato svantaggiato a mia volta nei confronti proprio dello stesso Simone, e quindi sicuramente la vittoria era a portata e sarebbe stato ovviamente un risultato più gradito, ma vedendo insomma quelle che erano le carte in tavola stasera direi che insomma la seconda posizione è più che buona e la prima posizione sicuramente non sarebbe di certo stata facile da ottenere, quindi super soddisfatto e rinnovo ancora le scuse per aver sorvolato gli altri due intervistati, ma insomma come dicevo prima son di fretta, quindi eccoci qua. Ti lasciamo andare. Bene, allora ci vediamo tra due settimane a Monza, fissa di casa. Speriamo di sentirci. Speriamo. Complimenti a Luca e Simone e insomma speriamo di ritrovarci qua nelle interviste alla prossima gara. Ciao, buona serata a tutti. Ciao Davide. Ciao. Grazie. Vai, allora passiamo a Luca, che oggi sembrava quasi la tua giornata, Luca. Eri stato velocissimo in Super Pole, partito velocissimo. Sei riuscito magari a guadagnare qualcosina, forse hai avuto un po' più di consumo degli altri, perché verso fine stint abbiamo visto Simone che si avvicinava e forse alla fine la scelta di non cambiare le gomme ai pit, che immagino tu non le abbia cambiate, almeno da quello che abbiamo visto noi, però ce lo confermerai, la rifaresti o cambieresti qualcosa nella strategia? Ciao, buonasera a tutti. Sì, diciamo che di base sono partito un po' aggressivo nella guida inizialmente, appunto non pensando se c'era da cambiare le gomme o no, e infatti non le ho cambiate alla fine. Poi mi sono reso conto, cioè mi sono ricordato più che altro, che in un altro campionato del Season 5 i Cube, quindi Simone e Samuele, non avevano cambiato le gomme, quindi ho detto se le cambio vado dietro, se non le cambio resto davanti ma farò molta fatica, e infatti non le ho cambiate, ho fatto 20 minuti di tragedia e no, è stato molto difficile perché ho subito praticamente 2 secondi e mezzo di drop dalla gomma già da quando sono uscito, e questo era il fatto che sono partito troppo aggressivo inizialmente, ma d'altro canto queste sono le gare, è una terza posizione che può essere buona anche in ottica campionato, e mi dispiace solo per non aver concluso la vittoria, anche perché ormai mancava poco alla fine, ma va bene così. Sì, però comunque hai fatto una grandissima difesa, diciamo, non gliel'hai resa facile la vita a quelli che stavano intorno a te, sicuramente si vedeva che ci stavi provando in tutti i modi, però purtroppo è andata così, però sicuramente l'hai già dimostrato più volte, non è la prima volta che lo vediamo, la tua grandissima velocità, e avrai sicuramente occasione di rifarti già tra 2 settimane. Esattamente, vedremo cosa succede a Monza, e complimenti a David e a Simone. Perfetto, grazie mille Luca, e allora lascio a te, Ale, l'onore. Allora, torniamo con Simone Di Nicola, però questa volta sul gradino più alto del podio, e ti chiedo un po'... Dai, mettiamo anche la web, non so se... non ce l'ha, ce l'ha oscurata. Aspetta, e allora dai,
Si è salvato il calcio d'angolo. Oh, no. E... dai, ciao Simone, Simone, complimenti. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Complimenti. Allora, beh, come ti senti dopo aver vinto la tua prima gara, forse? Campionato italiano? Italiano GT3, ovviamente. E insomma, quella manovra che poi vi fatta rivedere la live, insomma, ci hai fatto saltare dalla sedia, dal divano, dal letto, ovunque. Buonasera a tutti. Niente, allora partiamo dalla qualifica, dove purtroppo c'ho ancora sto tallone d'Achille, diciamo così, che in allenamento il tempo esce, poi purtroppo al momento di fare sul serio non riesco mai a chiudere sto cavolo di giro, ma vabbè. Comunque ho detto partiamo P4, ho visto, ho detto almeno siamo lì davanti, ce la combattiamo. Poi dopo che ho visto che Samuele purtroppo si è preso con Eric, ho cercato di fare un passo gara non troppo esagerato, appunto come ha detto prima Losio, per evitare di distruggere le gomme, soprattutto con le basse temperature. E poi sapevo di avere un set che portava la gomma a droppare pochissimo, infatti era, diciamo, lo stesso set che usò Oscar nel Cube, leggermente modificato, quindi avevamo già una buona partenza, diciamo. Infatti ringrazio anche Oscar, se ci sta sentendo, per il set che ci ha lasciato. E niente, è stato pure un colpo di fortuna trovarmi lì in curva 2 quando si è allargato Losio, che è andato un po' lungo, e ce l'ho fatta a passarlo poi in curva 4, mi pare. Poi per fortuna era finita la gara, perché veramente non ne avevo più, ero veramente sfinito sia mentalmente che fisicamente. E quindi, nonostante una pista che dove mi sento che vado abbastanza bene, speravo almeno di fare podio, e quindi è stato, la vittoria è stato il massimo che potevo fare oggi, dai, soprattutto partendo dal quarto posto. E faccio ancora i complimenti a Luca, che qua mi ha fatto sudare 24 camicie, e anche a David, che ho visto fatto un paio di sorpassi anche dietro da cardiopalma. Ho esultato io al posto suo, quindi complimenti a loro anche. Sì, assolutamente. Allora, come ultima domanda, come classificheresti questa gara, questa vittoria, nella tua carriera? Se la mettiamo in cima a tutte o ce ne per la qualifica proprio... non posso dire 10, dai, dico 8 e mezzo, dai, 9, dai. Che diciamo, se arriviamo pure la qualifica era perfetta, anche perché il tempo... No, no, la domanda è, se tra 10 anni a tuo figlio gli fa vedere una gara, gli fa vedere questa. Faccio vedere qua e basta. Okay. Me la salvo subito, me la salvo subito. Eh sì. Assolutamente, sì, 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 è stata una bella gara. Bravo. Bravo Simone, grazie, complimenti. Grazie. Allora niente, tutto rimandato, Andrea a Monza, non si capisce più nulla mo con questa classifica. Adesso dobbiamo farci due calcoli più facili. Sì, classifica che si va a rimescolare completamente, adesso faranno i calcoli. Ovviamente dopo tutte le decisioni della direzione gara, domani si saprà, comunque la stasera sul molto tardi, io sarò a dormire probabilmente quando sarà la classifica definitiva, però comunque tutto rimandato per il vincitore del campionato alla prossima gara. Esatto, allora ringraziamo nuovamente Simone Di Nicola, complimenti ancora per la vittoria, Luca Losio e Davide Tonizza, questo podio di fenomeni industriali. E chiudiamo con... ovviamente i saluti, Andrea, ringraziamo come sempre, ringrazio te per la regia, ma anche Riccardo Baldo per i tempestivi replay, la seconda telecamera, e ovviamente come tutti tutto il portale SPQ Racing e la direzione ACI, insomma tutto lo staff che c'è dietro, che è sempre al lavoro costante durante tutte le settimane. E noi ci rivediamo giovedì con la Coppa Italia, settimana prossima, dove invece ci sarà già il primo verdetto di questi campionati ACI eSport, perché il trofeo avrà una gara in meno, quindi settimana prossima giovedì avremo già il vincitore del trofeo italiano, mentre per il vincitore del campionato della Coppa, molto campionato sicuramente, Coppa in teoria anche quello potrebbe riservarsi sorprese, e vi aspettiamo tra due settimane per l'ultimo round a Monza. Esatto, buonasera a tutti, grazie per averci seguito. From the past that's given me such a hate.
and I'm back with the madness. I'm a champion of the people who don't believe in champions. I got nothing but dreams inside. I got nothing but dreams. I'm just young enough to still believe, still believe. Young enough not to know what to believe in. Young enough not to know what to believe.